sono aperti i cancelli del Gubstock Festival al Teatro Romano di Gubbio, una tra le manifestazioni musicali più longeve del territorio che quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni. Organizzato dal Comune di Gubbio con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e l'Ufficio Informa Giovani, in collaborazione con la Cooperativa Sociale ASAD e il sostegno di diverse realtà associative, il festival anche quest'anno porta in scena la miglior musica di giovani artisti emergenti del territorio, ma anche graditi ritorni di gruppi ormai affermati, come gli Stand Back from the Yellow Line e i The Generation, che dopo circa 10 anni di inattività sono tornati a salire sul palco. La prima serata del Gubstock ha anche rappresentato l'occasione per presentare il CD del Collettivo Vivo, prodotto nell'ambito della seconda edizione del Songwriting Camp Scrivi, Suona, Canta, Sogna, dal titolo Ouch. 10 canzoni interpretate e suonate dai ragazzi che hanno appena concluso il percorso promosso dal Comune Gubino, dalle associazioni Archè e Umbria in Voce, con la collaborazione della Scuola di Musica Alfondino. Un progetto di grande valore formativo ed esperienziale, come sottolineato dall'assessore alle politiche giovanili Simona Minelli, che ha annunciato la ripartenza del Songwriting Camp ad ottobre con la 3ª edizione. Intanto anche il Gubstock va avanti e questa sera continuerà ad accogliere giovani e non al Teatro Romano per una nuova serata di grande musica.